Buonasera, buonasera. Giovedì 14, sono circa le 18:15. Volevo fare un punto della situazione perché in queste ultime 3 settimane mi sono preso un po' di appunti su ultime novità in tema di mobilità. Come sapete, io nel mio sito ufficiale portavocegirotto.it ho una sezione dedicata alla mobilità sostenibile. Ci sono già una ventina di video. Un percorso che ho iniziato più di 2 anni fa e continuo a cercare di tenervi aggiornati. Qui abbiamo diverse novità, direi decisamente positive, per quanto riguarda mobilità sostenibile, che è un concetto ampio che ricomprende naturalmente la mobilità elettrica, naturalmente, ma ricomprende anche quella che è la mobilità leggera, quindi dalle biciclette normali, bici a pedalata assistita, i micro e i veicoli elettrici, tra cui ci sono anche i monopattini, gli hoverboard. Sui monopattini sapete già, ve l'avevo già detto, che è iniziata, abbiamo consentito con la legge di bilancio, abbiamo consentito la sperimentazione in attesa di quello che sarà la riforma del codice della strada su cui il governo sta già lavorando. Intanto con la possibilità di fare sperimentazione, ecco che sarà possibile per alcune città, tra cui è partita per esempio sia Torino che Milano, consentire il servizio per esempio di sharing dei monopattini elettrici che quindi potranno circolare liberamente e legittimamente sulle strade. Allora, prima notizia grossa su cui volevo aggiornarvi, che naturalmente è già pubblica ed è già uscita, è quella dello sblocco di quasi 4 miliardi, quasi 4 miliardi, sono 3,9 miliardi che arrivano dal Ministero dell'Infrastruttura. E distribuiti regione per regione, ci sono 100 miliardi per, 100, scusate, 100 milioni per l'Abruzzo, 60 milioni per la Basilicata, 160 per la Calabria, 430 per la Campania, 290 per l'Emilia-Romagna, eccetera, eccetera. C'è la tabella nel sito del Ministero delle Infrastrutture, quindi il ministro Toninelli ha firmato il decreto e questo decreto appunto sblocca 4, quasi 4 miliardi di euro per il trasporto pubblico locale, per il trasporto pubblico locale. Quindi vi leggo brevemente la notizia: il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli, ha firmato il decreto interministeriale con il quale vengono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario 3,9 miliardi di euro, come anticipazione dell'80% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Quindi questa è la prima grande notizia, ci sono quasi 4 miliardi a disposizione, suddivisi regione per regione, naturalmente in base alla grandezza, in base alla densità di popolazione, tant'è vero che qui con una veloce scorsa si vede che la Lombardia ha la cifra più alta, 677 milioni, il Lazio 450, la Campania 432, poi vado così un po' a volo d'uccello, la Toscana 344, il Veneto 322, il Piemonte 383, eccetera, eccetera. Quindi questa prima grossa notizia. Poi andiamo avanti, vediamo gli appunti che mi ero preso. Beh, intanto volevo confermarvi per l'ennesima volta che personalmente come Commissione Industria sto continuando a dialogare con decine di interlocutori e in particolare con la filiera proprio dell'automotive. E questo non è un lavoro, diciamo, che dà visibilità mediatica, non è un incontro che si fa davanti non sono incontri che si fanno davanti alle telecamere, sono incontri che si fanno ovviamente in ufficio, riservatamente, che non vuol dire segretamente, ma vuol dire semplicemente che sono ordinari incontri di lavoro e se ne devono fare tanti in maniera, diciamo, paziente, costante e tenace per riuscire, diciamo, a interloquire efficientemente con questo mondo, con questa filiera dell'automotive, quindi tutte le varie, la componentistica, i terzisti, i produttori in prima che escono con il loro marchio, eccetera, eccetera. La materia è complessa e io da diversi mesi, ovviamente supportato da diversi colleghi, sto continuando a incontrare aziende. Ne incontro moltissime in ufficio, adesso inizierò anche a incontrarle nelle loro sedi, per esempio domani sarò in Veneto ad incontrare due aziende, in questo caso sono del settore
elettronica, autoconsumo, storage, dispositivi, che comunque hanno sempre una grossa attinenza con l'automotive, perché ricordiamoci che la gestione dell'elettricità è una gestione che sarà complessiva, perché le automobili faranno parte di una vera e propria smart grid, cioè di una rete intelligente in cui le automobili sono sia consumatori di energia, quando si ricaricano e quando naturalmente si muovono per la strada, ma sono anche fornitori di energia quando hanno la batteria, diciamo, abbastanza carica e possono andare a supporto della rete nei momenti di picco o comunque aiutare l'equilibrio della rete con la famosa tecnologia V2G, Vehicle to Grid, quindi la possibilità che il flusso di energia sia bidirezionale. V2G, Vehicle to Grid, quindi dal veicolo alla rete e viceversa, o anche V2H, V2H, come vogliamo dire all'inglese o all'italiano, quindi veicolo verso l'abitazione, quindi anche in questo caso un flusso bidirezionale. Visiterò diverse aziende conti e continuo a parlare con gli operatori. Qualche volta, diciamo, mi vedrete magari su qualche spezzone giornale o TV, ma vi assicuro che il grosso del lavoro viene fatto dietro le quinte. È un lavoro che non si vede, è un lavoro che non dà appunto nessun impatto immediato, ma è un lavoro costante che si deve fare perché la materia è molto ampia e molto complessa. Volevo darvi anche alcune piccole chicche, o meglio non chicche, sono assolutamente notizie pubbliche, ma per farvi capire quanto il settore dei veicoli elettrici sia vivo e in grande fermento in Italia, con aziende che stanno già vendendo i loro prodotti, e quindi parlo di veicoli interi, e con aziende che ne stanno progettando di nuovi. Quindi vi do proprio un paio di flash, un paio di immagini. Volevo farvi vedere che questo è uno dei miei preferiti, ve l'avevo già fatto vedere a Ecomondo, ve l'avevo fatto vedere in diretta. Ecco, questo è il mio preferito perché è un trasporto merci. Questo è un veicolo completamente elettrico e come si vede chiaramente dal cassone posteriore, è un veicolo per trasporto merci. È il mio preferito perché naturalmente il trasporto merci è quello che sta più in strada. Quindi, mentre il trasporto persone tipicamente si fa il pendolarismo casa-ufficio e magari nel weekend, il trasporto merci durante le giornate lavorative sta in strada 8 o più ore al giorno e quindi è quello che avrebbe anche l'impatto maggiore in termini di pulizia dell'aria, di recupero di minori inquinanti e quindi miglioramento della qualità dell'aria. Questo un flash velocissimo, poi volevo farvi un altro flash. Scusate, vado in cerca della pagina. Eccola qua, anche in questo caso non voglio fare pubblicità troppo smaccata, ma solo farvi vedere anche questa è un'auto italiana, di produzione italiana. Non 100%, per carità, ci sono dei componenti che arrivano dall'estero, però ho parlato con i titolari e stanno cercando di aumentare progressivamente tutta la componentistica, averla il più possibile italiana, sia perché siamo bravi a farli e sia perché così naturalmente si risparmierebbe sui costi di trasporto dei vari componenti, quindi anche questa è italiana. Poi volevo farvi vedere un'ultima cosa, questo è un video. Questo è un progetto, quindi non è in mercato, non è ancora in mercato, però il progetto è, come vedete, decisamente molto, molto simpatico. È un veicolo modulare. Adesso vado avanti velocemente perché volevo farvi vedere le varie configurazioni. Sarà appunto sarà prodotta in varie configurazioni. Anche in questo caso ho parlato più volte con l'impresa. E ribadisco italiana e vedete sarà in varie configurazioni, fra l'altro fatto con pezzi provenienti da articoli già in commercio e con il massimo della riciclabilità possibile. E questo, come vedete, appunto è un progetto e io lo sto seguendo con grandissima attenzione. Non è l'unico, ce ne sono altri.
Scusate, riporto la telecamera di qua, questo lo fermiamo. Ci sono altri progetti che sto seguendo, sempre ribadisco con questo lavoro dietro le quinte, lungo e costante. Ecco, un'altra cosa che volevo farvi vedere, è sempre legata alla vivacità del mercato, è un'ulteriore azienda nata da poco. Anche qui non voglio fare pubblicità, per cui non ve la faccio vedere, vi descrivo semplicemente l'idea, che è la classica, come si dice, il classico uovo di Colombo. Stante il fatto che le colonnine di ricarica non sono ancora così pervasive, non sono ancora così sparse densamente nel territorio, c'è una nuova azienda che fa il servizio contrario, nel senso che ha dei veicoli che ti portano la ricarica dove sei tu. Se tu sei in un posto e hai la batteria scarica e non c'è una presa di corrente a disposizione, arrivano loro con un veicolo. Il veicolo naturalmente ha nella parte posteriore un cassone che è tutto un enorme pacco batterie, e tu ti colleghi a questo veicolo e ricarichi la batteria. E quindi in questo caso appunto è un veicolo che ti viene in soccorso quando vuoi ricaricare la tua auto. Quindi è una ricarica a domicilio, molto banalmente, molto semplicemente è una ricarica a domicilio. Non vi faccio vedere immagini perché non vorrei fare appunto pubblicità smaccata. Comunque è un servizio che è partito in alcune città, quindi ci vorrà un po' di tempo perché si espanda in tutta Italia, o comunque almeno sulle principali città. Altra cosa di cui vi volevo parlare, che è uscita da poco, è il primo autobus a Padova, su chiamata. Quindi io con una app prenoto l'autobus e l'autobus organizza il suo tragitto in base alle prenotazioni di chiamata. Quindi non gira a vuoto, gira nella maniera più efficiente, possibile, più efficiente possibile. Quindi è un autobus che girerà di notte, quando appunto gli autobus normali ovviamente sono ridotti, ci sono poche corse, e quindi il ragazzo che esce dalla festa di compleanno, che esce dalla discoteca e che non ha l'automobile, con questa app potrà prenotare l'orario e il luogo in cui questo autobus verrà a prenderlo per portarlo a casa nel suo luogo di destinazione. Quindi ribadisco, l'elettronica, l'informatica ancora una volta al servizio del cittadino, un autobus che sprecherà la minor quantità di energia possibile perché andrà esattamente dove ci sono i clienti e li porterà esattamente dove vogliono, facendo il tragitto più corto e più efficiente possibile. Altra cosa che anche in questo caso non vi mostro le immagini, perché recentissimamente l'ha fatto Luigi Di Maio, il nostro ministro, è andato a farvi vedere, e quindi nel caso vi rimando al suo video, in cui ha fatto vedere questo autobus invece modulare, quindi similmente al treno, che ha molte carrozze che sono unite assieme. Questo è un concetto ancora più innovativo, perché la singola carrozza è più piccola, ovviamente circola su gomme, non su rotaia, e si può unire man mano che si riempie l'autobus. Anche in questo caso la gestione via app elettronica, quindi per ottimizzare il tragitto e il numero di carrozze necessarie, perché se io so che in quel determinato punto, a quella determinata ora, devo caricare 12 persone, allora so che ho bisogno di due carrozze. Se ne devo caricare 24, mi servono 4 carrozze, eccetera, eccetera. Quindi, un po' come il gioco dei mattoncini, dei Lego, posso costruire di volta in volta il mio veicolo più o meno grande, anche in questo caso io ho una singola unità che davanti e dietro si può attaccare alle sue unità fratelle e quindi fare un trenino più o meno lungo, in questo caso appunto su gomma. Ve lo accenno solo perché appunto Luigi Di Maio è andato a trovare questa azienda, e quindi vi rimando al suo video di qualche giorno fa per chi se lo fosse perso e volesse diciamo approfondire. Per quanto riguarda le agevolazioni, volevo condividere con voi una riflessione. Come sapete, nella legge di bilancio abbiamo dato un bonus, direi anche piuttosto generoso, per l'acquisto di auto non inquinanti. Quindi, come sapete, il massimo è di 6.000 euro se io acquisto un'auto
a bassissime emissioni, 6.000 euro se rottamo un'auto vecchia e acquisto l'auto a bassissime emissioni. Io diciamo, vedrei molto positivamente anche il fatto di dare un bonus anche a chi non acquista un'auto, ma darlo sotto forma di acquisto, di sconto per l'acquisto di un abbonamento per un trasporto pubblico. Quindi incentivare il fatto di lasciare a casa l'automobile, quindi non congestionare il traffico, inquinare di meno. E utilizzare appunto un trasporto pubblico, un autobus, un treno, una metropolitana, eccetera, eccetera. E a questo proposito, ve l'avevo detto, ma ve lo ripeto oggi, ve l'avevo detto qualche giorno fa, vi avevo dato la notizia che invece il Ministero dell'Ambiente ha fatto uscire un programma di incentivazione appunto di mobilità urbana sostenibile, chiamato Primus, che ha messo una cifra iniziale di 15 milioni di euro per incentivare tre modalità di trasporto. E la cosa importante è che lo ha fatto dando come criterio di accesso città oltre i 50.000 abitanti. Se voi tenete presente che il bando precedente era per le città con oltre 100.000 abitanti, passare a un criterio molto più ampio, cioè città con oltre 50.000 abitanti, significa triplicare l'utenza disponibile, quindi un grosso sforzo. Le tre linee per le quali si possono richiedere questi fondi sono le piste ciclabili però attenzione, mirate, tragitto casa-scuola, e tragitto casa lavoro. Quindi ovviamente una pista ciclabile è una cosa buona e giusta sempre, la posso fare dentro un parco, la posso fare lungo un fiume per scopi turistici, va benissimo. Qui si è concentrato il Ministero su quelle che anche a mio avviso sono le maggiori priorità, cioè smaltire i pendolari, i picchi che formano congestioni, che formano traffico, che formano inquinamento, e i picchi sono scuola, casa e casa lavoro. Scuola, casa e casa lavoro. E poi anche l'acquisto di bici elettriche, perché naturalmente in determinate città si va molto bene anche con bici normali. In città come per esempio Roma, che è la più grande d'Italia, la più popolata d'Italia, Roma come sapete è fatta con i vari colli, e una bici elettrica naturalmente aiuta decisamente moltissimo nel recarsi o a scuola o nel posto di lavoro. La seconda linea per cui si possono richiedere i finanziamenti è progetti di sharing mobility, e la terza linea è progetti in cui io ho bisogno dei mobility manager, quindi verrà finanziato lo stipendio, insomma la retribuzione del mobility manager, che è estremamente importante per migliorare appunto la mobilità nelle aziende sia private che pubbliche. Naturalmente il cappello generale di questa filosofia è diminuire il numero di auto private circolanti nelle città, perché il numero di auto private che circolano nelle città è insostenibile. È insostenibile da un punto di vista pratico, è insostenibile da un punto di vista energetico. Semplicemente non ce lo possiamo permettere. I costi nascosti che ci sono dietro al traffico, delle macchine, lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, sono enormi. E quindi dobbiamo assolutamente avere come obiettivo prioritario ridurre il numero di macchine private. Io molte volte vi ho parlato anche dello sharing e del pooling che si può fare anche diciamo privatamente, anche senza l'utilizzo de de delle varie app che ci sono in circolazione, e quindi continuo a spingere su questo strumento che negli altri paesi viene utilizzato molto di più e in Italia di meno. E facciamo male, perché utilizzare di più lo sharing pubblico-privato e il pooling ugualmente pubblico-privato ci comporterebbe molti vantaggi. Altra cosa su cui penso vada fatto un ragionamento è appunto dare un incentivo esattamente per chi fa sharing o pooling appunto tra privati o in ambito aziendale. Quindi anche in questo caso una forma di incentivo per chi circola in automobile, non da solo, ma con altri passeggeri che fanno o tutto lo stesso viaggio o una parte del viaggio. Quindi sempre con l'obiettivo di togliere
togliere auto dalla strada e avere meno auto con più passeggeri a bordo. Avere meno auto con più passeggeri a bordo. Basta mettersi oggi come oggi su un semaforo in una qualsiasi grande città e si vedono migliaia di auto che mediamente hanno solo il pilota a bordo, solo un passeggero. È un'assurdità spostare 15 quintali di ferro e con tutta l'energia che ci vuole. Per 100 kg di passeggero, è veramente un'assurdità da un punto di vista energetico. E poi vediamo l'intasamento che si crea sulle città in questa eventualità. Ultima cosa, l'altro ieri vi ho fatto un video apposito, quindi eventualmente vi rimando a questo, sul fatto che è partita una class action contro diverse case automobilistiche colpevoli di aver fatto cartello. Per quanto riguarda i finanziamenti, molto spesso l'auto viene acquistata con un finanziamento, il finanziamento ha un tasso di interesse, ecco, questo tasso di interesse naturalmente sottostà alle leggi della concorrenza. Io mi compro l'auto non solo dove ho il modello che più mi piace, ma guardo anche a chi mi fa le condizioni migliori sul tasso di finanziamento dell'auto stessa. Ora, queste case automobilistiche sono state multate per più di 600 milioni di euro perché facevano cartello per tenere i tassi di interesse alti e tutte le altre varie condizioni, diciamo, a loro favore anziché fare veramente concorrenza. Non mi dilungo perché per chi è interessato basta che vada un attimino indietro sul mio profilo Facebook e troverà il video apposito. Ecco, queste erano le novità dell'ultimo mese riguardo alla mobilità. Per chi vuole maggiori informazioni, nel mio sito Portavoce Girotto c'è una sezione dedicata esclusivamente alla mobilità e veramente troverete moltissime, moltissime informazioni legislative, tecniche, sociali e un po' tutto quello che concerne questo enorme mondo. Nelle prossime settimane, ribadisco, andrò a vedere anche fisicamente delle aziende, ma il grosso del lavoro lo si fa dietro le quinte con incontri e dialoghi continui con gli imprenditori italiani che anche in questo settore non sono secondi a nessuno. Ovviamente stiamo dialogando anche con il principale, diciamo, il produttore che non so più se definire italiano, anzi non lo definisco italiano, ma dietro a questo ci sono migliaia di PMI, di piccole e medie imprese che fanno componentistica, che fanno i vari componenti, ma come vi ho mostrato brevemente, fanno anche veicoli completi elettrici. Quindi il settore è decisamente in fermento. Grazie a tutti, buon fine settimana.